tutti amici e bentornati sul canale, nuovo appuntamento con questa attesissima nuova collezione, nuova build up che noi tutti eravamo così ansiosi di iniziare. Sto parlando ovviamente della Tumbler Batmobile proposta qui in Italia da Hachette, in particolare dalla sua divisione Hachette Fascicoli. Allora, come potete vedere, abbiamo a che fare con il primo pacco, dopo aver già analizzato in precedenza l'uscita in edicola, potete trovare i video relativi qui sul canale. Chiaramente anche i primi invii qui nella versione, diciamo, abbonamento saranno composti dalle stesse componentistiche. Qui in particolare affronteremo il montaggio del numero 1 e 2, ovviamente il tutto stavolta sarà coadiuvato dal, come vi ho annunciato in precedenza, dal tutorial, quindi dalla spiegazione passo passo su come assemblare le parti, in particolare con i soliti consigli per farlo nella maniera più facile possibile. E cercheremo così di portare avanti anche questa collezione che, vi ricordo, sarà composta da 110 uscite, quindi avremo a che fare con la Tumbler per più di 2 anni e mezzo, diciamo al limite quasi di 3 anni, un tempo molto lungo, sicuramente non troppo gradito agli italiani, perché sappiamo che noi siamo piuttosto spiccioli nelle cose, cerchiamo di concretizzare tutto il più velocemente possibile, però purtroppo gli editori ultimamente stanno allungando il numero delle uscite. E questo chiaramente porta a un allungamento anche dei tempi. Magari, come consiglio da parte di tutti i collezionisti, io direi a questi editori: guardate, magari raggruppiamo il costo del singolo fascicolo adeguandolo chiaramente alla necessità, però facciamo in modo da fornire più parti, da dare più componenti insieme, in maniera tale da riuscirci a completarlo comunque nell'arco massimo di 2 anni, che è già una tempistica abbastanza lunga. Allora, che dire, questo modello sicuramente, come tutti ormai sapete, è ispirato alla trilogia di Christopher Nolan del Batman, no? Quindi a tutta quella serie di film, a cominciare da Batman Begin, Batman The Dark Knight e Batman The Dark Knight Rise, conosciuti qui in Italia, specialmente gli ultimi due, con il titolo di Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno. Film che sono universalmente considerati i più belli dedicati all'uomo pipistrello, quindi abbiamo a che fare sicuramente con un prodotto molto iconico. Oltretutto, questa Batmobile è particolare perché, a differenza delle altre, non è frutto di un, diciamo, di una ispirazione di fantasia e basta. Questa qui è una vettura che è stata veramente realizzata in scala 1:1, quindi una vettura funzionante per poter girare il film. È chiaramente stata assemblata usando componentistiche di vario genere, sia dal mondo dei camion che dal mondo delle vetture sportive. Ha molta ispirazione, se vogliamo, anche al mondo aeronautico, con queste sfaccettature in stile stealth. Ricorda anche un po' chiaramente una Lamborghini sotto certi aspetti. Bene, detto questo, io direi che possiamo direttamente aprire il pacco. Chiaramente il pacco, ragazzi, queste qui sono cose che ho messo io solo per abbellimento, ma non fanno parte della fornitura, e andiamo ad aprire il pacco. Ecco qua. Allora, ecco, come vedete, chiaramente il package della versione abbonamento è leggermente più contenuto, nel senso che chiaramente non ci sono i cartoni così grandi come nella versione edicola, perché chiaramente non hanno bisogno di pubblicizzare ulteriormente il prodotto. Come vedete, abbiamo a che fare con il numero 1, dove troveremo una parte frontale del cockpit, quella dotata di mitragliatori, che è posizionata al centro tra le due ruote anteriori, ok? Troviamo la placchetta con il nome del veicolo per l'esposizione finale, con la scritta appunto The Dark Knight Trilogy Tumbler. Troviamo il cacciavite, le solite viti e tutti i componenti da assemblare, mentre nel secondo numero assembleremo una delle ruote, che, come vedete, è una delle ruote anteriori, bella larga, ok, e anche pesante, con cui andremo a, diciamo, ad avere già la sensazione di quanto verrà grande e pesante questo modello, perché è veramente qualcosa di unico, secondo me, anche se poi c'è la solita rivalità con la versione Hot Toys. Come al solito ci sono
i difensori a spada tratta del marchio, che ripeto, rispettando l'opinione di tutti, Ottoise io personalmente riconosco che è una compagnia, una fabbrica di prodotti diciamo da collezione molto molto eccellente, se vogliamo, molto buona, però più sulle dolls, più sulle action figure, ok? Sui veicoli, sinceramente, pur facendoli in scala con le proprie dolls, in realtà, secondo me, sono un pochino più, diciamo, realizzati alla buona, non tanto per il livello di dettaglio, quanto per il fatto che sono comunque interamente in plastica, non offrono gimmick particolari, funzioni particolari, a parte una minima illuminazione a LED, quindi per quanto riguarda la versione Batmobile, sicuramente questa della Shatter è superiore sotto molti aspetti. Comunque questo non per creare rivalità, ripeto, l'importante è che siamo tutti appassionati dello stesso franchise, quindi del Batman, però diciamo va fatta anche questa distinzione, perché purtroppo sui social leggo molto spesso dei commenti che tendono molto a denigrare questo prodotto, che invece perlomeno nelle prime battute che abbiamo già visto per quello che riguarda l'edizione edicola si è rivelato essere molto buono, e poi oltretutto con delle funzioni molto superiori rispetto a quelle fornite dalla versione Hot Toys. In particolare vi ricordo che questa della Shet avrà, oltre ai faretti frontali illuminabili a LED come ha chiaramente anche la Hot Toys, avrà in più l'apertura dell'abitacolo servocomandata, quindi ad apertura elettrica, cosa che la Hot Toys non ha, avrà la turbina che si illumina, cosa che la Hot Toys non ha, avrà degli effetti sonori, cosa che la Hot Toys non ha, quindi ha anche gli alettoni servo assistiti, quindi che si muovono elettricamente, e anche questo la Hot Toys non ha. Quindi in ultima analisi, voglio dire, il costo superiore è dovuto probabilmente anche a quello, è dovuto poi al fattore che è composta in gran parte di metallo, quasi totalmente, se non per piccole parti, in plastica, e oltretutto c'è anche tutta la parte enciclopedica che riguarda Batman e i suoi film e le sue serie TV, quindi comunque è un'opera, diciamo, che ha comunque un costo di produzione e che logicamente poi si ripercuote su quello finale al consumatore. Cosa da non sottovalutare è anche il fatto che si paga a rate mensili, in pratica, questa della Hachette, mentre quella della Hot Toys va comprata in un'unica soluzione, se non erro si aggira tra i 700 e gli 800 euro circa, dipende dai venditori, e quindi c'è un esborso per chi la vuole immediato, mentre qui si può diluire la spesa, anche se comunque più sostenuta. Allora, però, prima di cominciare il battle tutorial, dovremo dare ancora un'occhiata quindi ai fascicoletti per poter ricominciare bene tutto quanto. Allora, apriamo innanzitutto il primo fascicolo, ok? Togliamo ovviamente tutte le varie plastiche che non ci servono. Qui sono i componenti. Qui troviamo la guida all'opera, come abbiamo già visto di quella in edicola, che chiaramente sono perfettamente identiche, quindi la versione edicola del cartaceo è perfettamente identica a quella della versione abbonamento, ok? Quindi non ci soffermiamo più di tanto in questo. Questo vi ricordo anche, fa vedere le caratteristiche del modello come le descrivevo prima, quindi non ci, diciamo, dilunghiamo molto. E qui c'è il solito elenco dei regali, che per chi vuole approfondire può far riferimento ai video precedenti della versione edicola, ok? Ci viene indicato qui il discorso della teca, che vi ricordo avrà dei LED integrati, vedete? Quindi è veramente molto bella. Questa farà parte dell'offerta premium per chi si abbonerà online, chiaramente pagando 1,50 euro in più a uscita, a partire dall'uscita numero 6. Ok? Detto questo, possiamo tranquillamente tralasciare il resto, perché ripeto, ne abbiamo già parlato. Allora, primo fascicolo della Tumbler, andiamo ad analizzare come è fatto un pochino in dettaglio. Allora, come vedete, nella parte sinistra troveremo tutte le varie indicazioni che riguardano questa collezione, tutti i vari riferimenti, le informazioni generali, quindi che sono 120 uscite, l'elencazione dei costi per i singoli fascicoli, eccetera, eccetera. Ne abbiamo già parlato abbondantemente, come vi ripeto, nei precedenti video della versione edicola. Praticamente è sempre la stessa cosa anche nella versione abbonamento, tranne per il fatto
per chi avesse scelto la versione premium, che chiaramente, come abbiamo detto poc'anzi, costerà 1,50 euro in più a uscita, ok? Per il resto ci sono tutti i vari contatti dell'editore, la realizzazione dell'impaginazione, del fascicolo, eccetera, eccetera, i loghi DC Comics e Warner Bros., che si riferiscono chiaramente ai realizzatori dell'opera a fumetti e dell'opera cinematografica, e così via. C'è la solita raccomandazione di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti che creeremo per poter portare avanti questa build up. Io vi invito ad aderire, a farla con il massimo, con la massima attenzione, perché questo consentirà di realizzare dei package sempre con meno spreco di materiali, sempre più riciclabili, in maniera tale che daremo anche un aiutino a questo pianeta Terra a rimanere più pulito, e soprattutto a consentirci di poterci vivere ancora a lungo, sia a noi sia al mondo animale, che spesso soffre dei danni creati dall'uomo, ok? Questa è una cosa molto importante per me, ragazzi. Allora, cominciamo con, come vedete dalla prima pagina, con la frase iconica detta nel film: nera si può avere, dopo che Lucius aveva fatto provare la Tumbler a Bruce Wayne. Come vedete, ha fatto la sua prima apparizione in Batman Begins nel 2005, poi è apparsa nel Cavaliere Oscuro nel 2008 e nel Cavaliere Oscuro Ritorno nel 2012. Inoltre è apparsa anche nella versione a fumetti di Batman Begins del 2005 e nella serie di videogiochi di Batman Begins 2005 The Dark Knight. Batman Begins, scusate, 2005, e The Dark Knight Batmobile 2008. Allora, come abbiamo detto, nasce nella finzione come un prototipo militare creata dalla Wayne Enterprises, poi non utilizzato dai militari, ma è rimasto lì nei magazzini della Wayne. Vista da Bruce, se ne è innamorato e ne ha realizzato la sua versione come Batmobile, quindi facendosela dipingere anche di nero. Come vedete, è un veicolo molto molto possente, molto che dà l'aria veramente del veicolo corazzato, no? Quindi è molto diverso dalle Batmobili precedenti, dove magari erano preferite delle linee eleganti e filanti. Qui invece abbiamo proprio l'impressione di avere davanti una macchina da guerra, se vogliamo, no? Per come è realizzata, o comunque di una macchina molto molto corazzata. Macchina che, vi ripeto ancora, è stata realizzata sul serio. Aveva, come vedete dalla scheda tecnica, una lunghezza di 4,57 m, una larghezza di 2,84 m, pesava 2,3 tonnellate e aveva un'accelerazione da 0 a 96 km all'ora in 5,6 secondi. Nel film viene dichiarata che raggiunge 260 km/h, nella realtà invece ne raggiunge solo 140, ma ovviamente questo è dovuto soprattutto all'imponenza del veicolo e al peso. Era coadiuvata da un motore 5007 di cilindrata con 500 cavalli e ha presente nel retro un motore a reazione per accelerazioni rapide e salti, questo ovviamente più che altro nella funzione cinematografica. So che però in uno dei prototipi realizzati ce n'era anche una reale, che è stata utilizzata proprio per la scena dell'accensione della turbina, quindi comunque era presente un piccolo motore a reazione, ovviamente non so di che potenza, ma comunque c'era. I pneumatici sono alti 111 cm e sono collegati con assi in titanio, quindi molto molto resistenti. Andiamo a vedere ancora, ok? Vediamo che viene portata avanti anche un pochino la narrazione della storia della trilogia di Christopher Nolan, che è il regista appunto di questi tre film. Vi ricordo invece che l'attore che interpretava il nostro Batman, e quindi Bruce Wayne, era Christian Bale, attore che era stato veramente perfetto nel ruolo. Allora, svoltiamo ancora pagina. Come vedete, vengono riportate un po' tutta la storia, la cronologia dei film. Si fa un passaggio anche sulla storia un po' generale di Batman, ok? E poi finalmente avremo a che fare con la sezione dedicata al montaggio. Come potete vedere, in questo primo numero andremo ad affrontare il montaggio passo passo, quindi della sezione frontale completa con i due cannoncini anteriori che vedete qui. Vi ricordo di consultare sempre bene questa parte del fascicolo per confrontarlo con le parti che vi sono state fornite, proprio perché essendoci un elenco dei componenti potete verificare subito che non vi manchi nulla, ok? Come vedete, porteremo avanti il montaggio per un pezzo alla volta di tutta questa cabina e alla fine ci ritroveremo con il pezzo
completo, come potete vedere qua. Prestate la massima attenzione, ve lo dico fin da ora, nel momento in cui posizionerete questi pistoncini, perché sono in plastica, e nel tentativo di infilarli nei fori che non sono perfettamente, diciamo, a misura del pernetto presente qui sui pistoncini, tende un po' a farvi piegare il pistoncino con il rischio di rottura. Quindi vi consiglierò più avanti di porvi rimedio utilizzando qualcosa di simile, ok, in maniera di forzare un pochino i fori prima di poterci andare a mettere in più sicurezza quel pistoncino là. Bene ragazzi, allora vediamo anche quello che ci aspetta per il secondo fascicolo. Anche nel secondo fascicolo abbiamo la solita pagina di riferimenti generali alla collezione. Qui cominciamo a vedere le fasi di realizzazione di tutto quello che ha riguardato gli effetti speciali del film, ok? Qui c'è un abbozzo della Batmobile fatto dal regista stesso su una sua idea di come dovesse essere. Come vedete è fatta in plastilina, somiglia, se vogliamo, un po' a un pollo arrosto, al girarrosto, se vogliamo, sotto certi aspetti. Però comunque poi la realizzazione finale sicuramente ha avuto il suo aspetto più iconico, ok? Parliamo anche qui, come al solito, della storia che riguarda Batman, ok? Nelle varie scene del film, una bella immagine di Joker, ok, interpretato da Heath Ledger, che è un attore bravissimo che ha vinto l'Oscar per questo film. Purtroppo è morto in giovane età, poco prima dell'uscita del film nelle sale, quindi non ha potuto godere del suo successo, e questo è veramente un peccato. Come vediamo, questa volta andiamo a montare il pneumatico. Pneumatico composto in pratica da tre parti principali, quindi dalla gomma vera e propria, in gomma, diciamo, pesante, abbastanza pesante, e due pezzi di cerchio che verranno assemblati unendosi uno dentro l'altro, ok? Qui c'è il mozzo che coprirà il tutto e delle viti che serviranno appunto per l'assemblaggio. Vi ricordo che una vita è fornita sempre per riserva, quindi in realtà ne verranno usate tre in questo assemblaggio. Come vedete, un assemblaggio abbastanza semplice, ma richiederà un minimo di attenzione e di consigli anche qui per non sbagliare, o comunque per non rendere la cosa troppo, diciamo, complessa. Come vedete, qui ci viene già indicata la terza uscita, che sarà il pannello frontale dell'abitacolo. Pannello frontale che io in realtà ho già, perché ho recuperato la terza uscita in edicola, e come vedete avremo a che fare con questo pannelletto, con i vetri da assemblare dentro di tergicristallo. Dice: perché l'hai comprata se tanto sei abbonato? L'ho comprato e vi consiglio di farlo, perché i tergicristalli, essendo realizzati in plastica, mi è capitato in modelli passati che, pulendo il modello, erroneamente vi intruppai e li feci spezzare. Quindi, per non rimanere magari con delle parti incollate, magari brutte da vedere, ho preferito in questo caso dotarmi di un fascicolo supplementare per avere i tergicristalli di scorta. Ovviamente è una scelta individuale, non siete obbligati a farlo, però se volete mettervi al sicuro, secondo me non farebbe male avere questa copia in più. Tra l'altro è in edicola proprio in questi giorni. Eccola qua. Come vedete, questo è il numero 3, ci sono i tergicristallo che appunto terrò di scorta, e qui vediamo già la grandezza di questo frontalino dell'abitacolo, che se lo confrontate con la mia mano, che vi assicuro che non è proprio piccolissima, potete già vedere che insomma ha una certa dimensione, quindi vi darà già l'impressione ancora maggiore di quanto verrà grande questa tumbler. Bene ragazzi, detto questo, Bat Tutorial 1. Allora ragazzi, cominciamo questa avventura. Allora, per prima cosa vi volevo consigliare, visto che stranamente in questa occasione non c'è stata fornita e non è prevista a quanto pare dal piano dell'opera la sua fornitura, diciamo, in seguito, di fornirvi di una scatolina per raccogliere gli oggettini che non andranno montati subito su ogni fase di montaggio, quindi le cose che andranno a conservare per più tempo, in maniera tale da non farle rovinare. In particolare sarà molto utile per le viti, e sto parlando di queste scatolette organizer, no? Adesso questa ve la mostro un pochino meglio. Ecco qua, anche sembra grandissima, in realtà non è così grande, le trovate comunemente in commercio. Io per l'occasione invece ho riciclato quella che c'era stata fornita
per il supercar Knight Rider della De Rossini. Chiaramente l'ho personalizzata con un cartoncino con la scritta Tumblr, ok? E al suo interno ovviamente ci andremo a mettere tutte quelle parti, vitrelle, parti piccole che non montiamo subito, quindi andranno conservate. Vedete, ci sono vari scomparti. Chi di voi vuole acquistarle può trovare tranquillamente nei più comuni negozi di Brico, ok? Le ferramenta, insomma, in tutti questi posti qua. E quindi il mio consiglio è quello di darvene il prima possibile. Allora, facciamo un po' di spazio. La prima cosa che ci viene indicato di fare è prendere le carenature siglate 1J e 1K, che sono in pratica queste. Al suo interno, anche se con una certa fatica, potrete riconoscere anche la lettera stampata. Vedete, c'è qui una R che sta per right, quindi per destra, e c'è una L, eccola qua, che sta per left, quindi per sinistra. Questo è molto importante per distinguere le parti da montare e la loro ubicazione. Mettetele già predisposte. Poi andiamo a recuperare i due cannoncini, che sono questi qua. Questi sono identici tra loro, quindi non ha importanza quale userete su ogni diciamo carenatura. E la prima cosa che ci viene indicato di fare è di inserirli all'interno appunto dei fori previsti sulla carenatura. Quindi prendiamo un cannoncino, andiamo a prendere una carenatura, in questo caso ho preso la sinistra, ma potrei anche cominciare con la destra, la stessa cosa. Prendiamo il cannoncino e lo andiamo ad infilare qua dentro. Come vedete c'è già la forma un po' a rettangolo, se vogliamo, no? Esattamente come è fatta la parte dietro del cannoncino, quindi non sarà possibile sbagliare, e andiamo ad inserirli all'interno facendo una delicata pressione. Ovviamente andrà comunque premuto fino in fondo, in maniera da arrivare a battuta in questo modo, ok? Facciamo la stessa cosa anche con l'altro cannoncino. Ecco qua, quindi operazione semplicissima. Li mettiamo da parte. Una volta montati i cannoncini, andiamo a identificare le, diciamo, questi due pannelletti concavi, ok? Ce ne sarà uno per il lato sinistro, vedete c'è la lettera L, e uno per il lato destro con la lettera R, e andranno rispettivamente applicati qui il sinistro e qui il destro. Ovviamente parliamo sempre di destra e sinistra del modello, quindi voi adesso a schermo qui vedete la destra, ma in realtà è la sinistra del modello, ok? Stessa cosa da questa parte, qui vedete a vista sullo schermo il lato sinistro, che in realtà è il destro del modello. In pratica lo dobbiamo considerare come se lo vedessimo per così, ok? Quindi predisponete i pezzi secondo questa logica: da questa parte i pezzi sinistra e da questa parte i pezzi destra. Stabilito questo, prendiamo questo pezzo appunto concavo e lo andiamo ad applicare in questo modo, vedete? Con la parte, diciamo, non bombata che rimane verso il dietro, quindi lo poggiamo dall'interno in questa zona, vedete, un po' ribassata, che serve per farlo alloggiare meglio, ok? In questo modo lo tenete con le dita girando il pezzo, e poi vi andremo ad applicare su questi due fori i due pernetti presenti sul cannoncino di sinistra, vedete questi qua. Quindi lo andremo a posizionare sopra i fori, prestando attenzione ovviamente. Mettiamo bene tutto quanto e poi premiamo in questo modo. Quindi è un'operazione molto semplice. L'unica cosa che vi consiglio è prestare sempre attenzione a inserire bene i perni dentro i fori, in maniera da evitare che i perni possano spezzarsi. Chiaramente ancora il tutto sarà un po' ballerino, perché come vedete su questa parte sono ricavati queste due tacche, ok? Queste serviranno perché ci è stato fornito un ulteriore pezzo, che è questo qua che vedremo dopo, che servirà per tenere in battuta i due cannoncini, quindi per evitare movimenti non voluti, e che quindi una volta installato sicuramente terrà il tutto in maniera più diciamo ferma, ok? Facciamo ora la stessa cosa per il cannoncino dall'altro lato, quindi per il cannoncino destro.
Poggiamo in posizione, teniamo fermo con le dita e poi andiamo a inserire i perni in questo modo. Ecco qua. Ops, chiaramente si muove ancora per il discorso che vi ho detto prima. Non c'è ancora quel pezzo, ovvero questo, che li terrà fermi in posizione. Quindi non vi preoccupate se vedete che vi si muove. Ora prendiamo questo pannelletto. Vi ho spiegato in precedenza che servirà per tenere in posizione i cannoncini. Ok? Giriamo il pezzo dell'abitacolo, ok? E andremo ad inserire questo pezzo in questo modo, quindi con i due fori girati verso i due perni in metallo proposti qui in avanti dentro l'abitacolo. Ok? Quando lo inseriamo, però, dobbiamo fare attenzione che queste scanalature, vedete queste sporgenze sia da un lato che dall'altro, vadano ad incastrarsi sulle famose tacche che vi ho indicato in precedenza. Ok? Quello perché servono per l'appunto per tenere in posizione i cannoncini senza farli muovere. Quindi andiamo, controlliamo nuovamente che siano ben posizionati i cannoncini e andiamo a inserire dall'alto questo pezzo. Ecco qua, come vedete fa un leggero scatto, ok? Quello segnala che il pezzo è in posizione e tiene perfettamente, diciamo, in posizione anche i cannoncini. Ecco qua, vedete? Chiaramente è uno scatto per parte. Una volta fatto, potete inserire due viti in questi fori presenti qua, utilizzando le viti fornite che sono appunto le viti CM, ok? Per chi non avesse mai fatto questo tipo di collezioni, vi ricordo che M sta per metallo, quindi significa che sono viti realizzate per inserirsi nelle parti metalliche, quindi sono un pochino più resistenti delle altre che eventualmente sarebbero siglate CP. Oh, allora io vi consiglio comunque di lubrificare le viti, nel caso appunto di queste qui CM, con dell'olio tecnico, quindi con dello svitol o prodotti similari, ok? In maniera tale da aiutarvi nel creare la filettatura necessaria ad entrare dentro il pezzo che dobbiamo serrare. Nel caso in cui avessimo a che fare con parti prettamente in plastica, non è questo il caso, perché comunque anche se il pezzettino qui diciamo che abbiamo inserito in plastica, in realtà andiamo a vitare sul metallo, ma se la parte invece da vitare fosse anche quella plastica, in quel caso non ci va lubrificante. Volendo potreste anche utilizzare del lubrificante sempre tecnico al silicone, che in quel caso è anche inerte per le plastiche a lungo termine, quindi sicuramente vi darà maggior garanzia che nulla vada diciamo rotto. Rotto perché? Perché con il tempo alcuni tipi di lubrificanti potrebbero rovinare alcune plastiche e magari farle sbriciolare o crepare. Quindi io, se potete, vi consiglio più di usare un lubrificante al silicone come quello che utilizzo io. Fate un mezzo giro indietro per far imboccare alla vite meglio la direzione e poi procedere ad avvitare. Ok, avvitare sempre dolcemente, non fate giri veloci, ok? Vi ricordo che nel modellismo la fretta è nemica. Ecco qua. Come vedete, gli cannoncini sono perfettamente in posizione. Ok? Ora procederemo ad inserire i vetri laterali. Allora, ecco i vetri laterali. Come vedete, sono già pretagliati, quindi non dobbiamo fare nulla. Però, se voi toccate la superficie, potreste trovare dei punti in cui noterete che ci sono le parti da dove sono stati staccati dallo stampaggio, ok? In quel caso, siccome potrebbero dare noie magari per farlo spianare perfettamente, potrete rimuovere il superfluo o con una limetta molto molto fine oppure con queste tronchesine da modellismo. Ne esistono di diversi tipi e marche, io utilizzo quelle della Tamiya perché trovo che siano molto buone.
e andiamo praticamente a posizionarle molto molto vicine qui al bordino e facciamo un po' così, vedendo se riescono a portare via qualcosa, ok? Possiamo anche fare un pochino così, in questo modo. Ecco qua, giusto quel tot necessario a non sentire più, diciamo, che gratta, ok? Quindi non esagerate, altrimenti magari mangiate troppo, diciamo, troppo pannello, ok? Dopo invece di migliorare, peggiorate la situazione. Verifichiamolo su tutti i pannelletti e poi dopo andiamo a montarli. Allora, a questo punto andiamo a fissare i pannelli sopra la struttura. Oh, come riconoscere il verso? Beh, è molto semplice perché in realtà hanno una forma già particolare che ne facilita chiaramente diciamo, il riconoscimento, no? Attenzione anche a questi pernetti perché vedete che sono un pochino lavorati male, no? Quindi anche qui fate un po' così come con l'unghia per cercare di rimuovere eventuali asperità, sempre facendo attenzione chiaramente a non rompere i perni, ok? Allora, lo confrontiamo con la forma e ovviamente vediamo che questo è quello che andrà qui sul lato destro, ok? Facciamo in modo da far corrispondere i due perni che vediamo qui, ok? Ai fori presenti qui sopra il telaio, ok? Quindi lo posizioniamo delicatamente. Una volta che vediamo essere perfettamente in linea, premiamo in corrispondenza di dove sono posizionati i perni per ottenere l'inserimento. In questo modo. Chiaramente ci andranno delle ditate, ragazzi, ma dopo con un panno morbido che non lasci segni andremo a pulire chiaramente il pannellino, quindi è una cosa che si può fare tranquillamente anche dopo. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Ecco qua. Come vedete, montare questi vetrini è semplicemente spettacolare, nel senso che è molto facile e non richiede particolari cose. Questa parte nel mio caso mi sembra rimanga ancora leggermente fuori, ma in quel caso sicuramente è un problema dovuto al pernetto, quindi basterà lavorarci un po' con un punteruolo, come vi dicevo prima, e il problema si risolve facilmente. Questo perché? Perché probabilmente durante l'operazione di verniciatura sarà finito qualche micron di troppo di vernice sui fori e quindi ostacola un pochino, diciamo, l'inserimento del perno, ma ripeto, si risolve velocemente. Ecco qua, vedete? Adesso spiana bene. Perfetto, allora procediamo avanti. Adesso andremo ad applicare delle strisce di biadesivo che ci sono state fornite, eccole qua, e le metteremo in particolare qui e qui. Queste strisce serviranno per tenere in posizione il vetro frontale, ok? Io pulisco anche per sicurezza con un panno pulito la superficie dove andrà attaccato appunto il biadesivo, poi andremo a rimuovere il biadesivo qui dalla, diciamo, confezione, ne vengono dati 4, ok? E lo andiamo a posizionare uno qui sopra, chiaramente lasciando, avendo attenzione di lasciare scoperti i fori, ok? Poi ne prendiamo un altro pezzo e lo andiamo ad inserire qui sul braccetto questo sotto. Allora, facciamo un pochino così sopra per far aderire bene il biadesivo. Una volta fatto ciò, sperando che abbia fatto presa, andiamo a spellare la carta che c'è sopra in maniera tale da far rimanere scoperta la parte adesiva dell'altro lato. Ecco qua. In maniera tale da poter procedere all'inserimento del vetro. Il vetro frontale ci viene fornito protetto da questa bustina. Allora, ecco qua, anche qui dobbiamo rimuovere qualche diciamo pezzetto di troppo, ok? Ecco qua. Ok, ora andremo ad inserire il vetro
all'interno dell'abitacolo. Allora, attenzione, perché non è un particolare che si nota poco. Vedete qui il vetro? Vetro che poi è plexiglass, ovviamente, è un materiale plastico, ok? C'è una svasatura, ok? Quindi attenzione a come lo posizionate, perché posizionarlo così o così non è la stessa cosa. Bene? Quello che dovete fare, chiaramente, è fare in modo di posizionarlo in maniera tale che i fori devono essere orientati correttamente. Quindi andiamo anche a guardare come sono posizionati i fori, ok? Dovranno corrispondere. Però per farlo spianare bene dovrete fare in modo che questa parte svasata in questo modo, vedete, quindi che va in discesa in questa direzione, sia quella che vada all'interno del modello, ok? Quindi ci posizioniamo così e poi spingiamo dentro. Ecco qua. In questo modo spiana perfettamente. Altra cosa a cui dovete prestare attenzione quando mettete il vetrino è la svasatura dei fori, ovvero, anche se non si nota molto in camera, dovete fare in modo che la parte che sta verso l'alto sia quella che ha queste svasature esterne al foro, vedete? Che è leggermente più grande sopra e che va a stringersi al centro, ok? Perché chiaramente servirà poi per l'innesto dei perni successivi che andremo ad applicare tra poco, ok? Quindi è molto importante che prestiate attenzione al verso con cui inserirete questo vetrino. Ora recuperiamo questi elementi qua, vedete? Questi che hanno questi due pernetti sotto, e vi andiamo ad applicare le due rimanenti strisce di biadesivo. Allora, il biadesivo andrà posizionato qui all'interno tra i due perni, ok? Prestando sempre attenzione che non fuoriesca dal pezzo in plastica, quindi attenzione a seguire bene il bordo. Ovviamente è una cosa che richiede un pochino di pazienza, ma nemmeno più di tanto, insomma, perché comunque non è poi così difficile. In pratica lo metteremo così. Cercheremo di farlo spianare in maniera da farlo aderire bene. Facciamo la stessa cosa sull'altro pannelletto, quindi prendiamo l'ultimo pezzo di biadesivo e lo andiamo ad inserire. Poi rimuoveremo la parte in carta del biadesivo in maniera da scoprire la parte adesiva e andremo ad inserire queste due parti qui sopra e qui, ok, sopra i rispettivi fori. Allora, questi ovviamente vanno orientati con la parte dentata rivolta verso l'inizio del musetto, ok? Quindi prestate attenzione a come li girate, posizionateli sopra i fori, poi delicatamente spingete in posizione, molto delicatamente, perché altrimenti rischiate di rompere i perni oppure di farveli sfuggire e magari vi graffia il vetro, ok? Premete un pochino così per far aderire il biadesivo, sia usando le dita così a mo' di molla, no? E sia dall'interno che dall'esterno, ok? E poi facciamo la stessa cosa anche per la rimanente parte. Ecco qua. Anche in questo caso un'operazione molto semplice, ragazzi, quindi non ci sono difficoltà particolari da segnalare. Adesso andremo ad applicare invece queste due parti, che saranno quelle che poi terranno meglio in posizione anche i vetrini laterali, quindi è bene che facciate questa operazione con un po' di attenzione. Anche in questo caso i pezzi sono marcati con le lettere, come vedete questo è il pezzo sinistro L, quindi sarà quello che andrà da questa parte, ok? Mentre questo è R, quindi sarà quello che andrà dal lato destro, quindi da questa parte qua. Allora, come ho detto in precedenza,
molto spesso i fori offrono un pochino di problemi per l'inserimento di questi perni, quindi io sull'esperienza del pezzo che ho montato, preso in edicola, vi suggerisco comunque di usare un punteruolo qui sui fori interessati da questo montaggio, che sono appunto questo, quest'altro qua e il primo qua, in maniera tale da essere sicuri che vada dentro senza offrire la troppa resistenza che creerebbe problemi. Poi lo mettiamo in posizione in questo modo. Ok, facciamo corrispondere il primo perno, poi andiamo ad avvicinare anche la parte superiore in maniera da avere, diciamo, in posizione anche quelli sopra. E verifichiamo un momentino anche il vetrino sotto, che non si sia spostato. Ok, e adesso procediamo al montaggio. Allora, inseriamo il perno qui di sotto, riavvicino le parti anche sopra e spingiamo per mettere tutto in posizione sia qua che qua. Ecco, è entrato senza problemi, proprio perché avevo fatto un po' quel lavoro di apertura con quel punteruolo. Se non avete un punteruolo, potreste usare anche una punta di trapano piccola, però attenzione, in quel caso non ne prendete una che sia di diametro superiore, altrimenti rischiate di allargare il buco troppo. Quindi prendetene una che sia magari di diametro leggermente inferiore e poi ruotatela molto delicatamente all'interno del foro un paio di volte, non di più, giusto per rimuovere quello strato infinitesimale di vernice che potrebbe ostacolare il tutto. Lavoriamo sempre con il punteruolo un attimo qui e su questi due fori sopra. E adesso andiamo ad applicare il pezzo. È sufficiente premere. Con le dita sentirete comunque che il pezzo si va ad inserire nel foro. Ok? Ed ecco qua. Non è richiesta colla, ragazzi. Se proprio doveste aver allargato troppi fori, mettere un goccino di colla e risolvete il problema. Ma attenzione, prendetene una che non lasci aloni. Il Super Attack classico, se è il tipo normale, tende a lasciare aloni, quindi dovreste prenderne uno un po' specifico per le plastiche, che magari evita quel problema. Ok, ora come ultima parte da montare di questo fascicolo 1 ci rimangono i pistoncini. Allora, i pistoncini sono parte del problema, forse a cui prestare più attenzione durante questo montaggio, perché chiaramente sono di plastica. Avendo uno spessore minimo, soprattutto su questa parte argentata, è molto facile che si pieghino durante il montaggio, perché dobbiamo premere sui perni per l'inserimento, quindi basta che sfugga il dito un attimo e si potrebbe far danno. Per questo io consiglio di lavorare, come ho detto prima, con il punteruolo, per fare in modo che l'inserimento sia più agevole. Quindi dovremo lavorare su questo foro qua, ok, e su quest'altro qua, che sono i punti dove appunto andrà ad ancorarsi il pistoncino. Andiamo a lavorare con il punteruolo un pochino qui, per essere sicuri che il foro non presenti difficoltà particolari di inserimento. Facciamolo da entrambi i lati, ovviamente. Allora, i cannoncini sono praticamente uguali, ok? Quindi non c'è un verso destro o sinistro. Allora, va inserito con la parte ovviamente dorata verso il basso e quella invece nera verso l'alto. Comincio da quello in basso, ovviamente cerchiamo di tenere una direzione già sul secondo perno, in maniera tale da evitare che possa in qualche modo andare fuori linea e poi ci costringerebbe a una torsione che magari darebbe problemi. E lo andiamo a posizionare spingendo delicatamente dentro. Ora facciamo avvicinare anche questo qui sotto, ok? Piano piano. Ecco qua. Stessa cosa se vogliamo far avvicinare un pochino
meglio questo qui sotto. Adesso possiamo spingere un pochino più tranquillamente, mettiamo sempre sotto lo spessorino e possiamo spingere con un pochino più di decisione, ok? Ok, questo è molto importante per non far piegare appunto il pistone. Facciamo la stessa cosa e applichiamo anche il secondo pistoncino da questo lato. Ovviamente ormai sapete come fare. Bene, con questo semplice ma che richiede attenzione passaggio possiamo dichiarare concluso il primo montaggio della Tumbler. Adesso passeremo al montaggio del fascicolo numero 2. Cominciamo! Fascicolo numero 2. Allora, operiamo sulla ruota anteriore. Allora, come vedete ho un bel pezzo solido, vi assicuro che è anche molto pesante, ok? Poi dopo casomai lo peseremo, ma è veramente qualcosa di spettacolare. Ci sono questi fori che vedete così all'interno, questi sono dovuti allo stampo, quindi non vi preoccupate, è proprio così che deve essere, ok? Il materiale sembra molto buono, ok? Perlomeno l'impressione è quella. Dà la sensazione di solidità ma allo stesso tempo di gommosità reale, quindi dà proprio l'impressione di un vero pneumatico. Il cerchione esterno è in metallo, ok, mentre quello interno è in plastica. Allora dovremo procedere ad inserire chiaramente il cerchione all'interno del pneumatico. Attenzione, come vedete il pneumatico ha la scolpitura fatta in maniera leggermente differente. Allora, da una parte la scolpitura è fatta a quadratini piccoli, mentre dall'altra parte a rettangoli, quindi un pochino più ampi, ok? Dobbiamo prestare attenzione perché dovremo inserire il cerchione in metallo all'interno del pneumatico passando dalla parte dove c'è il battistrada più piccolino, ok? Quindi attenzione perché questo passaggio è molto importante. Lo inserite semplicemente dentro, ok? Attenzione quando spingete dentro a non rompere la valvolina, vedete? C'è la valvola per la pressione delle ruote, questa attenzione a non spingerci sopra perché rischiate di romperla, ok? Lo inserite dentro, ci va dentro perfettamente a caduta e quindi non dà, diciamo, problemi particolari. Poi, tenendolo fermo con le dita, lo giriamo e potremo notare che al suo interno ha tre perni metallici forati, ok? Sono in pratica le parti dove poi andranno le viti. Sono questo, questo qua e quest'altro qui. Chiaramente si vede con difficoltà. Ecco qua, adesso un pochino meglio. Uno, due e quest'altro, tre. Ok? Cioè, adesso che inseriremo il cerchione in plastica dovremmo fare attenzione al posizionamento dei fori perché, come vedete, non sono messi tutti allo stesso modo, hanno delle posizioni diverse, quindi dovremmo fare in modo di centrare esattamente l'obiettivo. Il modo più semplice forse è girarlo così, come lo sto tenendo adesso, prendendo con riferimento quello in alto, e mentre gli altri poi saranno alla stessa altezza, ok? Dovremmo fare quindi la stessa cosa guardando i perni all'interno, in maniera tale da non avere poi problemi nel montaggio. Allora, da quello che vedo io, sembrerebbe la posizione giusta questa. Chiaramente non è facile inquadrarvelo perché il punto rimane buio. Ecco, comunque, guardandolo così, abbiamo il perno centrale e i due laterali alla stessa posizione, mentre se fosse in questo modo, vedete, avremmo un perno decentrato rispetto alla simmetria degli altri. Quindi è importante trovare invece la posizione simmetrica, che è questa. Quindi prendiamo a riferimento il perno in alto, ok, che è quello quindi più centrale. Facciamo la stessa cosa sul cerchione in plastica e lo andiamo ad applicare sopra cercando di tenere la direzione. Spingiamo bene dentro, ovviamente verificate che il tutto sia in linea. Se avete un punteruolo potete usare il punteruolo anche per controllare la direzione del foro, ok? Una volta posizionati andremo a stringerli con le viti CM che ci sono state fornite, ok? Vi ricordo che le viti con lo stesso nome sono uguali su tutta la collezione, quindi le CM che troverete nel sacchetto dell'uscita 1 sono uguali alle CM dell'uscita 2 e così via, quindi potete collezionarle tranquillamente tra loro e non ci saranno problemi. L'importante è che non mischiate mai le diverse sigle, ok? Quindi le CM solo con le CM.
Stessa cosa con le altre lettere che avremo in seguito. Anche in questo caso lubrifichiamo sempre con il lubrificante al silicone la vite in maniera che scorra più facilmente all'interno del foro e applichiamo la prima su uno dei tre perni. Io consiglio sempre quello più in alto che abbiamo preso come riferimento e facciamo qualche giro per far aderire la prima vite, però non completiamo il serraggio, andiamo a lasciamola un pochino lenta e proseguiamo inserendo le altre due in maniera tale da far tirare le viti in maniera simmetrica. Quindi avviteremo la seconda vite per 2 o 3 giri e infine la terza sempre per 2 o 3 giri e poi procederemo avvitando un paio di giri per volta tutte le varie viti a rotazione in maniera che tutte si avvicinino allo stesso modo in maniera para, ok? Quando arriveremo a battuta poi porteremo a battuta chiaramente tutte le viti. Ecco qua, ho portato la prima battuta, adesso ci porteremo anche la seconda vite e infine la terza. Ecco qua. Come vedete questa volta montare il cerchione sul pneumatico, per chi di voi ha già fatto altre collezioni di questo genere, è stato molto più semplice rispetto ad esempio a quelli del kit di Supercar di Agostini, dove invece per inserire diciamo il cerchio nel pneumatico abbiamo dovuto fare delle operazioni un pochino più complesse, perché comunque la gomma era molto più dura e il cerchione dava molta più distanza diciamo tra le due parti. Invece qui è stato relativamente semplice. Ecco qua, la ruota è così montata, assemblata, rimangono chiaramente da parte questa copertura del mozzo con questa rondellina in plastica che terremo da parte in attesa di utilizzarla nei futuri montaggi. Bene ragazzi, abbiamo concluso il montaggio delle prime due uscite. Avete visto che non è assolutamente difficile, è una build up alla portata di tutti, basta avere un minimo di pazienza e un minimo di attrezzature. Vi ricordo che il Cacciavite è già fornito di serie con la prima uscita, quindi già lo avete. Chi vorrà potrà darsene di uno magari di qualità superiore, perché questi forniti normalmente con queste collezioni non sono di gran qualità e tendono a essere rovinati già dopo pochi montaggi. Comunque finché dura va bene, e pochi altri attrezzi che potrebbero servire nel corso diciamo ecco dell'opera. Io vi ho fatto vedere queste tronchesine, ma non sono strettamente necessarie, basta anche una piccola limetta, può essere utile ecco un bastoncino di legno per montare questi pistoncini in maniera da non farli piegare, per tenerli in mezzo e far spessore, e il famoso punteruolo per allineare un po' meglio i fori e diciamo allargarli quel minimo necessario per togliere quello stratino di vernice che impedisce il corretto inserimento dei perni delle varie parti piccole in plastica. Tutte cose necessarie per la prima uscita che probabilmente potrebbero essere necessarie anche in seguito, visto che abbiamo anche tutti quegli alettoncini che sono nella parte posteriore della macchina, che comunque hanno questi pistoni molto simili a questo, quindi potrebbe essere necessario anche lì usare un pistone, un qualcosa per allargare un pochino il foro di poco, forse anche per inserire gli stessi tergivetro che vedremo nel numero 3, ma questo lo vedremo poi in seguito. Bene, io colgo l'occasione per ringraziarvi per avermi seguito, spero che questo video vi sia stato utile, se vi è piaciuto lasciate un like, quindi pollice in su al video, in maniera da farlo condividere con la maggior parte delle persone interessate a questo splendido modello e farlo entrare nella nostra community. Vi ricordo anche di iscrivervi quindi al canale cliccando sull'apposito pulsante iscriviti. Inquadrate poi con il vostro smartphone, con la sua fotocamera, il codice QR che vedete ora in sovraimpressione per accedere al gruppo Facebook dedicato a questo splendido modello. Anche lì vi invito ad iscrivervi in maniera da far parte di tutto questo splendido gruppo di appassionati che porterà avanti la costruzione della Tumbler Batmobile. Un saluto speciale al mio amico Pietro, che nonché il mio veterinario di fiducia, grande appassionato di Batman e della Batmobile, e vi do appuntamento a tutti al prossimo video, che probabilmente sarà quello dedicato al Mazinger Z, sempre della Hachette, un'altra collezione che sta riscuotendo un grandissimo successo, in quanto come collezione è stata fortemente evoluta, come lo è stata anche questa della Tumbler Batmobile, che era uscita
in precedenza solo come fase di test, che poi invece finalmente, grazie all'interesse dimostrato da tutta la clientela, è stata poi portata qui, diciamo, in vendita in via definitiva. Bene ragazzi, grazie di tutto, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non perdete di vista il battesegnale, quando la campanella vi avviserà saprete che ci sarà un nuovo video della Tumblr. Ma un'ultima cosa c'è da dire, ma ora che avete visto come sono queste parti da montare, a voi interessa questo modello? Ah, la Tumblr? Non credo le possa interessare. Allora, che ne dice? Nera si può avere?